Voga 2016, acquisti, negozio o mercato settimanale? E ovviamente mi riferisco a ogni genere di oggetto, dai vestiti ai componenti elettronici. Ora, da una parte io sono un grande aficionado dei siti che vendono dall'estero, soprattutto dalla Cina, da eBay a Banggood, a TomTop, eccetera. E ho comprato tantissima roba, soprattutto componentistica elettronica all'estero, però particolarmente per quanto concerne la componentistica elettronica, guardo innanzitutto all'affidabilità che voglio e alla sicurezza che voglio su questa componentistica. Quindi per alcune cose, come lo smartphone, come le telecamere, preferisco acquistare in Italia, avere la garanzia italiana, l'assistenza, eccetera. Mentre per la tecnologia spicciola, per le cose sulle quali voglio sperimentare, sono aperto all'acquisto ai mercati rionali, sono aperto all'acquisto nei negozi di cinesi, sono aperto all'acquisto direttamente in Cina. Ovvio che quando vado a comprare qualcosa in Cina sono anche consapevole del fatto che ci sono dei tempi di consegne che possono allungarsi fino a un mese e oltre. Quindi forse il problema più che altro è quello, cerco anche di fare in modo di considerare quanta urgenza ho nell'avere un determinato componente. Magari mi accontento a pagarlo un pochino di più, però so che è qui in Italia o che è qui in negozio, lo prendo subito, piuttosto che aspettare un mese e mezzo che mi arrivi dalla Cina. Questo è quello che penso. Ho comprato anche vestiti su internet, quindi tutto sta a diversi fattori. E tu invece per gli acquisti scegli il negozio oppure il mercatino settimanale o il negozio online? Non lo so, fammelo sapere con un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è Voga 2016, noi ci vediamo domani.